Il decreto legge 1 aprile 2021, numero 44, ha introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti la professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario, ivi compresi i farmacisti, prevedendo una dettagliata procedura operativa e misure in caso di inottemperanza. E per i farmacisti che non volessero essere vaccinati, scatta immediata la sospensione della loro attività in farmacia, come stabilito anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato. Per queste ragioni, in queste ore si assiste alla chiusura, fortunatamente molto sporadica, in ragione dell'1-2% di farmacie dei nostri territori, come accaduto a quella di Cimbergo, da cui dipende anche il dispensario farmaceutico di Paspardo. La titolare, dopo trattativa con l'ATS della Montagna, onde evitare una chiusura d'imperio attuata dalle forze dell'ordine, ha chiesto 3 giorni di sospensione per sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 ottobre per potersi vaccinare e tornare in servizio. Preoccupati i primi cittadini dei 2 piccoli comuni di montagna, ma decisi a non far venire meno il servizio essenziale per la loro gente. Effettivamente è una situazione preoccupante, però spero che si risolva più presto. E io ho contattato anche la Protezione Civile e quando c'è la necessità dei farmaci o comunque anche il bisogno che hanno i cittadini, l'abbiamo sempre fatto anche quando c'è stata la prima ondata, su ogni richiesta noi facevamo questi lavori. E di conseguenza io sarò in contatto anche con le autorità sanitarie. Cercando di capire come se si possa risolvere al più presto questa situazione. Sembra che per adesso è solo 3 giorni, ma spero che si chiuda lì e poi andremo avanti regolarmente, perché senza farmacia un servizio essenziale del genere è un po' è problematico davvero e un problema serio in questi giorni. Il dispensario è chiuso, Paspardo, con la sua popolazione che è distante dal fondovalle, avrà comunque bisogno di farmaci in urgenza. Come ci si organizza fino alla riapertura? Sì, chiaro che per noi avere un dispensario chiuso è un enorme disservizio, ci siamo comunque già adoperati e attrezzati utilizzando il volontariato locale. Vorrei tranquillizzare anche la mia popolazione che comunque in caso di bisogno di far riferimento al comune e da noi amministratori e il servizio comunque viene garantito e coperto. Potremmo replicare il modello del periodo Covid che tra l'altro ha funzionato in caso di necessità, soprattutto anche per le persone anziane, essendo distanti almeno 10 km dal fondovalle, noi siamo a disposizione se qualcuno avesse delle necessità, potremmo andare con i volontari, con la protezione civile in fondovalle, recuperare i farmaci necessari, distribuirli e portarli nelle abitazioni. Diversamente da Milzano, dove la farmacia è stata chiusa perché i titolari non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria e quindi ne è stata disposta la chiusura, per il momento a tempo indeterminato, per Cimbergo e Paspardo, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, da martedì 23 novembre il servizio dovrebbe riprendere normalmente.